Le uova dovrebbero essere pronte. Mi sono permessa di prenderti l'accappatoio. A te sta meglio. Ehi, sembra quasi che si possano mangiare. Che cos'è? Il registro che ho preso dal negozio di Manfred. A quanto risulta qui, circa 30 persone hanno comprato ricambi per la Royal negli ultimi 10 anni. Forse anche l'assassino. Però, sai, verificare l'alibi di 30 persone, una a una, è piuttosto impegnativo. Però potremmo confrontarli con quelli sulla lista. La lista degli abbonati alle riviste di origami. Ce l'hai ancora, giusto? Sì, sì. Loren, aspetta. Se l'assassino ha davvero usato una Royal e si è abbonato a una rivista di origami, il suo nome dovrebbe comparire su tutte e due le liste. Beh, Loren, voglio dire... è soltanto una supposizione. Ma potrebbe essere. Il suo nome deve essere qui. Forza, aiutami a cercarlo. L'unico tizio su tutte e due le liste è morto a 10 anni. Che cosa pensi di fare? Aprire la bara per vedere se è morto? Capisco che non ha senso. A meno che l'assassino non abbia usato il suo nome. Perché usare il nome di un bambino morto 30 anni fa? È per questo che siamo qui. Il nome è John Shepard. Dovremmo trovarlo su qualche lapide. Non ti arrendi mai, vero? Lei è convinta di aver trovato una pista. E io qui, a pensare che stiamo solo perdendo tempo in questo maledetto cimitero. Questa donna è davvero ostinata. Pare non ci sia modo di farla ragionare. In questo momento dovrei indagare su Gordy Kramer, e invece... mi ritrovo in un cimitero sotto la pioggia per cercare la tomba di un ragazzino morto 30 anni fa. Mi scusi, sto cercando. Prima troviamo la tomba, prima ce ne andiamo da questo posto. John Shepard. Lei per caso sa dove posso trovarla? Le tombe dei bambini sono nel settore più avanti. Grazie. Odio i cimiteri. Depressione a 1000. È ora di cercare la tomba di John Shepard. Glielo devo concedere. La ragazza è davvero tosta. Fa freddo, piove, e io me ne sto qui a inzupparmi. Amo il mio lavoro.
Mi scusi? Sto cercando la tomba di un bambino. Si chiamava John Shepard. Può trovare poco più avanti. Grazie. Ehi, Lauren! L'ho trovato! I fiori sono freschi. Sembra che qualcuno visiti ancora la tomba. Degli origami. Questa sì che è una coincidenza. Povero piccolo. Lo conoscevo bene. Conosceva John Shepard? Lavoro in questo cimitero da quasi tutta la vita. E lo ricordo bene. Era il 77. In ottobre, mi pare. Voi due buoni a nulla. Levatevi dai piedi. Forza. Filate, luridi bocciosi! E non fatevi vedere finché quella puttana di vostra madre non torna! È di nuovo ubriaco. Che cosa facciamo? Piove a dirotto. Ci inzupperemo se stiamo fuori tutta la giornata. Almeno non le prenderemo. Un po' d'acqua non ci farà male. Dai, andiamo a giocare. Tanto non mi prendi... Meglio stare qui fuori sotto la pioggia, piuttosto che affrontare quel suo brutto caratteraccio. Solo perché mamma torna dal lavoro molto tardi, se no non ci tratterebbe così. John ha ragione, non possiamo starcene qui tutto il giorno. Andiamo a giocare. John mi sta aspettando per darmi una mano, meglio che mi sbrighi. Muoviti! Ma sei peggio in... Scommetto che non ce la fai. C'è nessuno. Sarà un parco giochi grandioso. Dai, femminuccia. Cosa stai facendo? Vieni o non vieni? Thank you.
John è sempre troppo veloce. Non mi aspetta mai. Nessuno ti obbliga se non ce la fai. Col cavolo, lo farai come? Sta a guardare. Adesso tocca a te. Giochiamo a nascondino. Dai, tu conti fino a 20 e poi mi cerchi, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aiuto! Aiuto! Il piede. Ho il piede incastrato. Prendi la mano! Ti tiro fuori da lì! A trovare aiuto. E il fratello annegò in quella tubatura. E il fratellino sopravvissuto? Che gli è successo? Beh, tutto quello che so è che l'hanno tolto alla tutela dei genitori. Credo sia stato adottato. Sta arrivando un bel temporale. Sarà meglio tornare a casa. Mio Dio, che storia terribile.
John Shepard è annegato nella pioggia mentre teneva la mano del fratello. Credi che lui possa essere l'assassino dell'origami? Vieni, torniamo alla macchina. Il ragazzo è morto 30 anni fa. Chi è che si prende ancora cura della tomba dopo tutto questo tempo? Questa ragazza è decisamente sorprendente. Non c'è altro per noi qui. Andiamocene. Ehi. Che succede? Quell'uomo è giù. Sì? È Charles Kramer. Il padre di Gordon. Che ci fa? Sta mettendo dei fiori sulla tomba di John Shepard. Al quale il dottore ha dato l'appartamento. Non certo il tipo di uomo che presenterei alla mamma. Sto cercando Paco Mendes. Sai dove si trova? È seduto laggiù. Mi conoscete? Non ancora, ma devo parlargli. Non è possibile. Il signor Mendes non vuole essere disturbato. Riuscirei ad attirare la sua attenzione mettendo in mezzo. Non ho niente contro questa musica techno, trance, quello che è, ma è davvero alta. Dovrò rivedere la mia strategia se voglio parlare con te. Devo trovare un posto per cambiarmi.
questo Paco è uno degli amichetti del dottor Morte, farò meglio a stare attenta. E ora giochiamo la ragazzina sexy. Giorno fortunato. Il capo ti ha invitato al suo tavolo. Ehi, grazie per aver accettato il mio umile invito. È nuova, vero? Altrimenti ti avrei già notata da un pezzo. Mi chiamo Pat. E tu? Madison. Mi chiamo Madison. Mi piace come ti muovi, Madison. Scatenato. Vero inferno questo. Che ne dici di continuare questa conversazione in un luogo più riservato? Oh, certo, baby. Sicuro. Vieni con me. Non è il momento di fare la schizzinosa, nonostante non senta quasi più di gambe. Quest'uomo è disgustoso! Bleh!
Seguiamolo fino al suo ufficio. Andrà tutto bene. Ho un piano. So esattamente quello che sto facendo. Un parco di divertimenti per il jet set. Non proprio. Entro, gli faccio sputare il rospo e me ne vado prima che scoppi il delirio. Andrà tutto bene. Andrà tutto bene. Ho un gran brutto presentimento. Allora, bienvenida nel mio piccolo regno. Hai ragione. Per certe cose ci vuole la giusta atmosfera, querida. Bene. Fammi vedere cosa sai fare. Spogliati. Lentamente. Togliti tutto, baby. Potrei avere un drink? Sai, giusto qualcosa per rompere il ghiaccio. Il ghiaccio l'abbiamo già rotto, Lucia. Avanti. Forza. Fai quello che devi. Ma perché non parliamo un po' prima? Serve parlare, baby. Non ho parlato abbastanza. Mi dispiace, ma credo che ci sia stato un piccolo malinteso. Senti, io vado. Senza rancore. Sarà per un'altra volta. Senza rancore forse vale per te, carina. Ho già perso abbastanza tempo. O adesso o mai più. E mai non è mai la risposta giusta. Dai, fatti venire in mente qualcosa. Ci deve essere il modo di uscire. La lampada. Se solo riuscissi a raggiungerla. Ok, atto secondo. Sentiamo un po' che cosa ha da dirci il nostro amico. È ora di svegliarlo. Spero di non averlo colpito troppo forte. Se gridi, ti uccido. È chiaro? Merda, cosa vuoi da me? Hai affittato un appartamento in Marble Street. Voglio sapere perché. Un appartamento? Non so nemmeno di cosa stai parlando. Non hai le palle per farlo, baby. Aspetta solo che mi liberi e ti faccio vedere io. Brutta puttana, giuro che ti ammazzo! Capo, va tutto bene? Ah.
Se ci tieni così tanto alle tue palle, Paco, sarà meglio che cominci a parlare. Che cazzo fai? Ferma! Basta! Ho appena cominciato. Ne vuoi ancora un po'? Non ho mai messo piede in quell'appartamento. Ho solo dato le chiavi a un tizio. Gli serviva un posto. Pagava bene! E come si chiamava? Non so il suo nome, lo giuro. Shepard! Si chiama John Shepard, è tutto quello che so, lo giuro! Ecco, non è stato poi così difficile, vero? Ho davvero apprezzato il nostro romantico incontro. Ma ora devo scappare. Alla prossima, tesoro! Mica male, eh? È andata alla grande. Vai così. Devo andare. Ho la testa che mi scoppia. Il nome che mi ha detto, John Shepard, è il nome dell'assassino. Mi sa che lo scoprirò presto. La prossima volta ci penserà bene prima di portare una ragazza nel suo ufficio. Un metodo interessante per far parlare un uomo.